I thailandesi stanno sfidando il divieto di assembramento promulgato dalla giunta militare che ha preso il potere il 22 maggio. Malgrado il dispiegamento di 6.000 poliziotti nella capitale Bangkok, i manifestanti anti-golpe sono risoluti a scendere in piazza e si riconoscono fra loro con un segno della mano. Questo gesto significa che siamo contro il colpo di Stato, vogliamo la democrazia, non vogliamo essere governati dai militari. Un altro modo di sfidare la giunta è quello di radunarsi in luoghi pubblici in piccoli gruppi. Le nuove norme impediscono riunioni di più di 5 persone. Ecco dunque uno dei tanti sit-in animati da 4 manifestanti. La monarchia, l'autorità più rispettata del paese, ha riconosciuto il governo dei militari, ma la contestazione si diffonde.